Carissime eccezioni non gestite, buonasera. Vi parlo dal mio studio alla Montemagno. No, io i libri li ho davvero, li leggo anche. E, dunque, ho fatto il video sul codice che puzza, è piaciuto un sacco, devo dire. Mi ha fatto molto piacere, vuol dire che in realtà fare buon codice è una cosa ancora considerata un plus. Quindi sono molto soddisfatto, ecco, sono molto contento. Mi sono chiesto, ma come possiamo proseguire la serie? Beh, farò sicuramente degli altri video, dei nuovi video sull'argomento, e però una cosa che mi piacerebbe molto fare sarebbe organizzare delle sessioni di live di review, di code review, fatte live, fatte un po' tutti assieme, cercando un po' di organizzare il lavoro in modo condiviso. Mi piacerebbe molto per cercare di capire un pochino le diverse sensibilità, i vari amici del canale che sono molto molto bravi, quindi vedere un po' di collaborare tutti assieme. Rendiamolo socio a questo canale, se no resta sempre io che parlo, voi che ascoltate, non ha molto senso, insomma, ecco. Quindi come possiamo organizzarci? Qua sotto, subito, mettete il link a un Pastebin, un repository Git, un Gist, quello che volete, un link a un vostro progetto di cui vorreste avere una code review fatta da me. Vi darò dei consigli, sarà una cosa generale che vorrà essere utile un po' per tutti. Ecco, l'idea è quella un pochino di fare un lavoro di questo tipo un po' tutti assieme. Ecco. Proseguiranno comunque i video sul Clean Code, sarà una cosa spero abbastanza piacevole. Vorrei affrontare con calma i principi solid, però portando degli esempi, quindi sviluppando dei semplici esempi, e vorrei quindi proseguire su questa linea. Spero di fare cosa gradita, spero che per qualcuno possa essere utile, possa incuriosire qualcuno ad approfondire le tematiche del Clean Code, e vabbè, tutto qua. Per adesso è tutto, sono finiti i 2 minuti della sera, non vi rompo più, buona serata, divertitevi e a presto, ciao!